La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreide, Amici Artini, Baretta, Bellanova Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Damiano, De Menec, De Micheli, Del Basso Decaro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, La Russa, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Porta, Saravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito e Zanetti sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 88, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Riprendiamo il seguito della discussione delle proposte di legge già approvate in un testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito e la questione sospensiva. Ricordo altresì che nella seduta del 27 aprile si è conclusa la discussione generale e il relatore per la maggioranza Migliore, il relatore di minoranza Toninelli e il rappresentante del Governo sono intervenuti in sede di replica, mentre gli altri relatori vi hanno rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificante, delle proposte di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Avverto che non sono pubblicati nel fascicolo, a norma dell'articolo 70,2 del Regolamento, gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea non riferiti a parte modificate dal Senato. Avverto che non sarà posto in votazione l'articolo 3 in quanto non modificato dal Senato. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati,